Il didgeridoo, Hidaakyo Mago, è lo strumento musicale più antico del mondo, ha tra i 20.000 e i 40.000 anni, è suonato da alcune tribù aborigene dell'Australia del Nord ed è classificato come un aerofono ad ancia labiale, al pari di strumenti non dissimili come l'alforno svizzero e la tromba tibetana. Si compone di un semplice ramo di legno cavo, generalmente di eucalipto, il cui midollo è stato mangiato dalle termiti bianche, tipiche di quella zona, con un imbocco del diametro di 3 cm circa, un corpo che può variare dai 120 ai 170 cm ed oltre, ed una campana finale di varie dimensioni di diametro. Per emettere la nota di base si fanno vibrare le labbra, le quali, con movimenti adeguati di apertura e chiusura, permettono varie modulazioni sonore. Più complessa è la tecnica della respirazione circolare, unica nel suo genere per come viene impegnata nel DG, ma adottata anche in altri strumenti a fiato complessi, quali il sax. Il principio è quello della cornamusa. L'aria che proviene dai polmoni tramite l'espirazione, che permette il suono tramite la vibrazione amplificata dal DG, il piffero, prima di essere completamente esaurita, viene sostituita da una sacca, la pelle della cornamusa, le nostre guance. Nel breve intervallo che le guance impiegano a svuotarsi, si fa un breve inspiro, poi riprende l'espirazione polmonare. La respirazione circolare è tutta impostata sull'espiro e non solo per questo, ha molte analogie con la respirazione della meditazione zen e nelle arti marziali, dove ci si concentra sul tanden, lo hara, sito tre dita sotto l'ombelico. Imparare la respirazione circolare è come avere un'intuizione improvvisa. Sembra impossibile perché siamo abituati a convenzioni ormai assuefatte e radicate. Nessuna può farti vedere come funziona, anche perché la respirazione circolare inizia a funzionare solo dopo averla compresa, un passo in là dell'indicazione data. Per tutte queste ragioni, molto più semplicemente dovremmo prendere consapevolezza del fatto che il didgeridoo è un non strumento. Esso non fa altro che risaltare e amplificare le intrinseche capacità del vero strumento, noi stessi. Labbra, denti, lingua, gola, diaframma, stomaco, pancia, e su tutto ciò è la nostra consapevolezza. Il vero strumento non si vede, ma si sente e se ne ha profonda consapevolezza. Oh, my God.
Il didgeridoo è un non strumento tramite il quale si instaura un rapporto profondamente intimo, diretto e spontaneo con il proprio sé. Il sé si rapporta a sé tramite un mezzo idoneo, e questo è puro mistero. Ascolta. Mi intervistavo mentre morivo e mi chiedeva lei cosa prova. E io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo e poi pensavo: sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a porta a porta. Cosa dirò, come farò?